Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti qui sul canale. Oggi è l'ultimo giorno del mese, quindi è il giorno della BookTube Italia Legge Indipendente. Questo mese la casa editrice estratta era la Baldini Castoldi e io ho scelto di leggere questo testo, cioè La ragazza con la pistola di Amy Stewart. Breve recap per chi ancora non conoscesse l'iniziativa: si tratta di un progetto ideato da Eleonora del canale Miss Tortellino per scoprire sempre di più e ampliare il panorama delle case editrici indipendenti che popolano la nostra libreria. Per cui ogni mese si seleziona una casa editrice indipendente diversa e le persone che partecipano al progetto scelgono quale libro del catalogo leggere. Dopodiché ne fanno una recensione su YouTube l'ultimo giorno del mese, ma abbiamo anche Instagram e anche un blog. Vi lascio tutti i riferimenti qui sotto nell'info box, così potete andarlo a trovare insieme al link ai canali delle persone che hanno partecipato per il mese di febbraio e quindi vi racconteranno cosa hanno scelto di leggere della Baldini Castoldi. Tornando invece al libro che ho scelto di leggere io, cioè La ragazza con la pistola, prima di tutto voglio farvi sapere perché ho scelto di leggere questo romanzo e poi invece andrò a raccontarvi leggermente la trama per poi parlarvi delle mie impressioni. Dunque, prima di tutto ho scelto di leggere questo perché volevo un libro al femminile, un libro che parlasse di una donna e potenzialmente anche scritto da una donna, quindi queste due caratteristiche sono contenute entrambe in questo testo. In più volevo qualcosa, volevo un racconto, un romanzo su una donna forte e in questo caso è proprio così. Per quanto riguarda la trama, non mi dilungherò troppo per evitare spoiler, vi basti sapere che siamo nel New Jersey, siamo nel 1914 e tre sorelle che vivono in una casa isolata di campagna vengono investite mentre stanno andando in città con loro calesse da un'auto e quest'auto è posseduta da un certo signor Kaufman, il quale si accanisce poi di conseguenza su queste donne. Da lì parte tutta la trama, ci sono vari personaggi, ma la protagonista è sicuramente Constance Cope, appunto la sorella maggiore di questo trio. E da lì appunto tutta la vicenda si dipana. È sicuramente un romanzo veloce, è un romanzo con una trama molto brillante e spumeggiante, quindi veramente non vi dico niente perché vi ruberei proprio il piacere della lettura. La cosa che più di tutte mi ha fatto scegliere questo libro è che questa è una storia vera, cioè l'autrice parte da una storia realmente accaduta e questa cosa mi è piaciuta tantissimo perché non è solo fiction, ma è anche una donna che è realmente esistita, che ha davvero preso quelle azioni. Quindi questo aspetto è stato per me il motore della scelta. Ora vi racconto un pochino cosa ne penso e un pochino le mie sensazioni. È un libro che sicuramente mi sento di dire che mi sia piaciuto, ma non un libro che va a finire fra i miei preferiti. E il motivo è semplice, perché sì, la trama è indubbiamente fatta bene, c'è cioè una trama comunque non noiosa, è anche spumeggiante in alcuni momenti, però non mi ha proprio coinvolta del tutto, nel senso che non mi portava a voler continuare capitolo dopo capitolo, quindi il ritmo è sicuramente serrato ed è fatto bene, però non è una di quelle trame che ti incollano al libro, ecco, secondo me non ha proprio gestito benissimo il detto e il non detto, ecco, cioè quello che succede dopo te lo aspetti, non ci sono troppi colpi di scena e questo un po' mi è dispiaciuto. Proprio perché, essendo la trama così centrale nella costruzione del testo stesso, ecco allora secondo me avrebbe dovuto costruirla un attimo meglio, proprio perché la costruzione invece dei personaggi non è così profonda. Per cui, insomma, secondo me un po' uno deve fare una scelta. Se fai una trama molto forte, allora vabbè, magari la caratterizzazione dei personaggi la lasci un po' perdere, però allora davvero la trama deve spaccare. E in questo caso, secondo me, è una trama ben fatta, sì, in tratti appunto spumeggiante e ritmica, però manca di quel brio che ti fa dire cavolo, non me lo sarei proprio aspettato. Alcune cose sono inventate, altre sono vere, quindi insomma capisco anche che l'autrice magari abbia fatto un po' fatica a cambiare magari proprio il corso delle cose, però ecco, avrei preferito, devo dire, che i personaggi fossero un attimo più caratterizzati, perché si ripetevano molto spesso le caratteristiche dei personaggi principali, ma che erano già state dette. Quindi, ad esempio, su Florette è molto molto insistito un lato del suo carattere, ma lo so già, dimmi qualcos'altro, oppure aggiungi una sfaccettatura che ancora non so. Mi è piaciuto moltissimo che poi non succeda una cosa che non vi dico, sempre per non creare, diciamo, spoiler, perché in realtà,
sembra che un po' il testo vada in quella direzione, poi il fatto che non sia successo secondo me è proprio perfetto, perché se fosse successo avrei tipo proprio detto ok, la banalità, e invece per fortuna non è stato così, quindi questo dell'autrice l'ho sicuramente apprezzato. E in generale, se uno pensa che siamo nel 1914 e Constance si emancipa così tanto, è sicuramente un bellissimo esempio. Ecco, è un libro che ho letto con piacere, è un libro che sicuramente mi sento di consigliare per una lettura di intrattenimento, per una lettura comunque piacevole e distensiva, ma non mi ha lasciato tantissimo, cioè secondo me andavano fatti più passaggi interiorizzando meglio il personaggio, perché non so se si dica interiorizzando, comunque andavano fatti dei passaggi per parlare un po' di più e concentrarsi un pochino di più sulla psicologia dei personaggi, in particolare della nostra eroina, in questo caso Constance, perché è un personaggio interessantissimo, ha una storia pazzesca, quindi insomma in generale proprio secondo me quella cosa è un po' mancata. È un, come vi dicevo, un romanzo che vi consiglio di leggere appunto per una lettura distensiva, non in realtà per trarne grandissimi insegnamenti, perché ecco, secondo me è un po' bozzata questa parte, come vi dicevo, un po' psicologica, che magari aiuta anche a entrare più in connessione. È un libro che mi ha coinvolta, ma solo a livello di trama, ecco, non mi sono affezionata a nessun personaggio veramente, e devo dire che certe cose veramente erano un po' buttate lì, e secondo me avrebbe fatto un pochino meglio a andare un po' più a fondo proprio nella descrizione o nei passaggi e nei ragionamenti che ne seguivano. Ad esempio la parte in cui si ricorda della mamma, secondo me è fatta tanto bene, ecco, mentre invece la parte sul presente è un attimo più abbozzata e veramente vengono ripetute un po' sempre le stesse cose sui personaggi, per cui non è che il terzo elemento che aggiunge su quel personaggio ti fa capire meglio come sia questa personalità, semplicemente ripeto una cosa che sai già. Per cui in generale rispetto al mese scorso stiamo andando meglio con la mia scelta delle letture per la BookTube Italia Leggi Indipendente, e quindi sì, fatemi sapere se l'avete letto, cosa ne dite, in particolare se conoscete altri testi che abbiano come protagoniste donne inventate o realmente esistite, che siano forti, che prendano in mano la loro vita e ne facciano quello che vogliono. Detto questo, lo spazio qui sotto appunto è libero e aperto per tutti i vostri commenti. Io vi saluto e vi auguro buona lettura. Ciao!